Salve a tutti e bentornati su Italian Maker. Nel video di oggi faremo la recensione di una tra le migliori lenti grandangolari in casa Canon, ovvero il 1635 f4 stabilizzato. La lente abbastanza recente va a affiancarsi allo storico 1635 f2.8. Questa lente però ha un prezzo della metà rispetto alla versione f2.8, ha anche un peso molto più contenuto e una nitidezza paragonabile alla versione 2.8. Quindi è una lente perfetta per tutti quelli che non hanno bisogno della luminosità aggiuntiva della lente 2.8, ma comunque pretendono una lente grandangolare con una nitidezza e dei colori al vertice della categoria. Infatti, in termini di nitidezza, addirittura pare essere meglio del 1635 f2.8 Mark II, perché rispetto al Mark I è nettamente più nitido. Il fotogramma rimane molto nitido sia al centro che ai bordi, nonostante appunto la focale sia molto ampia, appunto 16 mm. Inoltre è sì un f4 e non un f2.8, ma ha lo stabilizzatore che lavora molto bene, quindi anche in interno ci permette di recuperare quello stop in più sui tempi che perdiamo avendo la lente più buia rispetto alla lente 2.8. Ovviamente se il vostro scopo è fare soltanto fotografie di interni, consigliamo comunque la versione 2.8. Però se il vostro scopo è paesaggista, è molto più consigliata questa lente, molto più leggera da portare in giro, quindi nello zaino si affatica meno se andate in montagna ad esempio a fare le foto, più compatta e ottima nitidezza appunto. Pure questa lente, come il 7200 f2.8, è un serie L, quindi banda rossa e nessun movimento esterno del barilotto. Tutto il movimento della lente avviene internamente, quindi anche questa lente è tropicalizzata al massimo e non uscendo il movimento come ad esempio avviene col 1740, non permette l'entrata di umidità, gocce, polvere e così via. Il diametro dei filtri è 77 mm standard, che troviamo anche sul 2405 e sul 7200, quindi se già possedete queste lenti potete mantenere lo stesso filtro anche per questo obiettivo. Ha una incredibile resistenza ai flare, si comporta davvero bene e rispetto appunto al 24-105, che è la focale standard che troviamo nelle macchine foto, 16 mm allarga veramente tanto quello che possiamo fare. Il paraluce è ben costruito, si monta facilmente con un sistema di aggancio e sgancio a pulsante. Pure qua la corsa della messa a fuoco è più morbida rispetto a quella del 7200, è un pochino meno precisa ma è molto fluida e piacevole. E la zoomata è decisa ma allo stesso tempo non è troppo molle, quindi non c'è il rischio che muovendo l'obiettivo si va a zoomare erroneamente. La lente 600 grammi e per essere un grandangolo di questa apertura è veramente un ottimo peso, è leggero, compatto, la nitidezza c'è sempre, anche in condizioni difficili tira fuori degli ottimi scatti e i colori sono molto caldi e piacevoli. Va bene in praticamente tutte le situazioni, tranne appunto se vi interessa fotografare in interni oppure le stelle, in cui un'apertura più ampia ci permette di tenere gli ISO più bassi e su una lunga esposizione va a ridurre notevolmente il rumore. Per tutte le altre condizioni va benissimo. Abbiamo provato a usarlo anche per ritratti, tirandolo a 35 mm. Avendo una distanza minima di messa a fuoco di 40 cm, si può andare molto vicino al soggetto e a 35 ha veramente una bella resa. Ovviamente non fate il primo piano, però già un mezzo busto viene molto bene, è piacevole, e a 16 mm è molto immersiva come lente. Vi faremo vedere una foto scattata con i vari millimetri che offre questa lente, ovvero 16, 20, 24, 28 e 35 mm, per farvi capire appunto come cambia la prospettiva di questa lente. Se voi siete abituati a lavorare col 18-55 su una PSC, più o meno equivale a un 26-27 mm. Il 24-105 appunto ce l'avete presente, in questo video vedete la differenza tra 16 e 24 mm, quanto allarga il campo. Per i paesaggi è una lente veramente formidabile, molto consigliata. Lo stabilizzatore lavora davvero bene ed è molto silenzioso. La messa a fuoco è ultrasonica, è precisa e puntuale, non è i lavelli di velocità di un 7200, ma essendo un grandangolo non è neanche necessario quel tipo di autofocus, perché non è fatto per foto sportive dove bisogna inseguire un soggetto. Ha un prezzo di circa 900 euro, si mette appunto in mezzo tra il 1740 più economico e il 1635 f2.8, molto più caro. Il suo concorrente diretto è il Tamron 1530 f2.8 stabilizzato, che costa esattamente come questo, pur essendo 2.8, quindi non costa il doppio come la versione Canon. Ha un millimetro in più sì, però pesa un chilo contro i 600 grammi di questo, quindi se dovete far foto di paesaggi normali in pieno giorno lo stop in più di luce non vi servirà, mentre i 450 grammi in meno sulla schiena si faranno sentire, quindi tenete appunto in considerazione anche questo fatto. Recentemente Canon ha presentato anche un 11-24, una lente incredibilmente ampia ma a un prezzo proibitivo, e invece Sigma ha fatto un 12-24 Art a un ottimo prezzo, che è una lente niente male. Per questa recensione di questo grandangolo per full frame è tutto, un saluto dall'Italian Maker.